Ben ritrovati. Onora tuo padre e tua madre. È la quarta parola, il quarto comandamento. Onorare il padre e la madre significa riservare per loro quel rispetto, quella considerazione che è la testimonianza di tutto ciò che loro hanno fatto per ciascuno di noi. Onorare il padre e la madre è uno dei gesti, dei comportamenti sublimi che l'uomo riserva a coloro dai quali ha ricevuto tutto o quasi tutto. Mi chiedete, ma devo onorare mio padre e mia madre anche se non sono stati dei buoni padri, delle buone madri? Devo onorare mio padre e mia madre in ogni caso, perché al di là del loro comportamento mi hanno dato il dono più straordinario, che è il dono della vita. Per questo io devo riservare comunque ad ognuno di loro un grande rispetto, una grande attenzione e un grande aiuto. A volte noi colleghiamo questo comandamento soprattutto con i ragazzi, con i bambini, con i giovani, dicendo: mi raccomando, bisogna rispettare i genitori. E questo è verissimo ed è molto importante. Tuttavia, nell'arco della mia vita ho capito che questo comandamento forse deve essere molto più rispettato da noi adulti, quando i nostri padri e le nostre madri incominciano ad avere problemi di salute, problemi di età. Allora è molto interessante l'onorare mio padre e mia madre in questo momento particolare della vita, e onorarli in questo caso significa non farli sentire un peso all'interno delle nostre case, delle nostre famiglie, e questo non sempre si può realizzare. Grazie e buona settimana.